Grazie Roberto, perché senza di te penso che tutto questo non sarebbe stato possibile. Ovviamente hai fatto bene a ricordare la vicinanza, la complicità e l'affetto che abbiamo con Gianni Letta, che è parte insostituibile di questo percorso che ha portato oggi a stare insieme. Grazie Carla, grazie Sindaca, e ovviamente a nome di tutta la categoria che rappresenti, perché si vive e si respira un'atmosfera del tuo paese che è quello che poi caratterizza questi posti, devo dire non solo questo comune, in tanti degli 8.000 che fanno parte di questo meraviglioso paese che è l'Italia. Grazie Daniele, perché Alba è indubbiamente la città, il luogo che per antonomasia rappresenta queste terre e del quale siamo tutti particolarmente orgogliosi per quello che rappresenta. Peraltro, ci tengo a dirlo che da sempre il Comitato Olimpico ha avuto un legame fortissimo con la Ferrero, che per anni è stato il nostro partner, con un marchio che non trovi negli scaffali dei supermercati, che si chiama Kinder più Sport, quindi non ha nessun elemento commerciale, ma era solo legato a quella fantastica azione e supporto che fa la Ferrero nei confronti del terzo settore, della solidarietà, in particolare del nostro mondo. E io sono molto grato di quello che ha fatto, soprattutto sul territorio, con Trofeo Coni. E mi viene in mente, vi racconto proprio sull'unicità di questo meraviglioso pubero, quando io sono stato eletto presidente del Coni, il giorno dopo mi presento in ufficio a parlare con le segretarie e non si aspettavano che diventassi io presidente del Coni, pensavano qualcun altro. Peraltro il territorio, devo dire la verità, in Piemonte è sempre stato compatto con me sin dal primo giorno, adesso lo sono tutti o quasi tutti, però insomma conta in epoca non sospetta quello che uno ha saputo dimostrare. E arrivo e dice: guardi, c'è la presidente del Comitato Olimpico Bulgaro che era previsto un appuntamento, cioè praticamente ce l'aveva con quell'altro che poi in realtà non è diventato. Beh, prego. E poi verifico che era la grande Stefka Kostadinova, che ci sono delle persone dell'atletica che sanno perfettamente, e tuttora record woman del salto in alto, fatto 2,07, fatto a Roma durante i mondiali dell'87. Arriva una donna molto alta, 1,85, entra dentro con delle persone, vedo un grande signore enorme, 2,06 m, 2,07 m, gigantesco, che si ferma sulla porta. Dico: hi President, hi. Very happy to see you. Yes, it's wonderful relation between Bulgaria and Italy, eccetera. Dice: yes, I have an award for you. Io ho un pensiero per te. Apre una grande borsa che l'appoggia su questo tavolo e tira fuori un portatarga, una cosa del genere, dove praticamente ha un grande pin, ma grosso, fate conto, molto più grande di una moneta da 2 euro, luccicante, una cosa terribile. E me la mette sulla giacca, sul revers della giacca. Ok, io cercare di sdrammatizzare, perché lei non pensava di incontrare me, mi ha dato questa cosa oggettivamente immettibile, poi non ho capito perché sempre il Colle si diventa una cosa del Comitato Bulgaro, ma fa parte della vita. Allora io gli dico scherzando: is your bodyguard? A quel signore enorme che stava sulla porta. E lei mi risponde: no, è mio marito, it's my husband, sorry. Gli ho detto: ok, questo è il buongiorno della storia. Allora cosa succede? C'era il segretario generale Coni. Lei a questo punto punta sempre la borsa, prende questa pochette e mentre la sta per aprire, da lì c'è il riferimento con l'unicità del tartufo, io gli faccio una battuta in inglese: I hope it's not the same present for my general secretary, spero che non sia lo stesso pensiero per il mio segretario generale. Lei sveglissima, che cosa fa? Lo apre, siccome era lo stesso pin che mi aveva dato a me. Io ho cercato sempre di sdrammatizzare questa cosa surreale, non pensavo di incontrarmi, io non ero preparato a nulla. Lei, siccome era lo stesso pin che fa, lo prende, anziché dare al segretario generale, me lo mette sull'altra cosa della giacca. Per cui io me ne ritrovo due, è una cosa veramente surreale, molto divertente. Però,